Partiamo dalla prima cosa che lei ha detto, e cioè... Ho detto prima, feeling tra criminalità, ecco, e cinema. Se lei mi chiede i nomi, non li farò. Però posso dirle che io penso che intanto il cinema si è ovviamente consustanziale al crimine, come all'Eros, sono due dei temi principali di cui si è sempre occupato. E poi, voglio dire, basti ricordare, abbiamo parlato di Coppola. Quando Coppola doveva fare Il Padrino, i mafiosi americani gli chiesero di poter, essendo loro la ditta di cui si doveva parlare nel film, chiedevano di poter intervenire per decidere chi doveva essere l'attore, e lui si è sentito fare un nome. La mossa geniale è stata tirar fuori Marlon Brando, perché Marlon Brando non poteva solo metterli a tacere, non ci potevano essere, nessuno poteva fare. Allora il cinema, il crimine è interessato, io non credo che, raramente il cinema è spaventato da un film. Devono esserci delle ragioni molto particolari. In genere il crimine uccide i giornalisti o i giudici. Cineasti non ne ha mai fatti fuori. Ci sono i casi, appunto, completamente diversi del terrorismo ISIS, eccetera, quello è un'altra cosa, Van Gogh, eccetera, quello è tutta un'altra cosa. Ma nel caso di... possono esserci minacce, ma in generale il crimine è lusingato dal cinema, anche quando c'è la rappresentazione più efferata. E quindi tutto quello che è avvenuto in Italia sul piano di una certa produzione di fiction non ha fatto altro che un grande piacere al crimine. È uno specchio in cui si rivede. Quando leggevamo che una certa fiction che si chiamava Il Capo dei Capi al sud registrava praticamente le strade deserte, tutti se ne andavano a vedere, soprattutto in certi quartieri, vuol dire che era uno specchio in cui rivedere la propria vita, la propria saga, come gli indiani vanno a vedere il Mahabharata, loro vedevano Il Capo dei Capi. La stessa cosa. Allora, da questo punto di vista ci sono passaggi ulteriori, ci sono i passaggi in cui per una sofisticazione si arriva ad alimentare una visione del crimine attraverso varie fiction che lo edulcora, che lo addolcisce, che ne fa una visione assolutamente innocua. È un progetto politico. Quanti Salvatore Giuliano ci sono? Quante fiction ci raccontano il crimine in un modo che è quasi attraente, seduttivo? E quindi da questo punto di vista poi ci sono altri stadi, che sono quelli di chi fa cinema magari riciclando. Quindi io le faccio varie ipotesi senza poter ovviamente riempire queste caselle, però penso che da sempre c'è questo rapporto. In questo senso la battuta, che è totalmente paradossale e scherzosa, può avere un risvolto serio. Quanto a quello, io penso che tutta l'opera di Shakespeare è assolutamente ancora al centro, cioè lui è riuscito a raccontare tutti i grandi dilemmi della vita e del potere. Quindi tutte e tre le citazioni che lei ha fatto, Macbeth, e se ne potrebbero aggiungere altre del Macbeth, quelle per esempio dove si parla dell'uccisione del sonno, il potere che non riesce più a dormire. Quindi io penso che tutte queste siano possibili fonti di ispirazione, siano lettura della realtà,
Cioè, quando Prospero dice quella cosa che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni, è una cosa che noi sperimentiamo varie volte al giorno. E per esempio il nostro rapporto col cinema è anche questo. Perché il cinema più di altri? Perché noi abbiamo un'opzione mentale che è quella dell'ipotetico. Cioè, io qui in questa sala, in un momento, con un battito di ciglia, posso convocare un'immagine di una persona che mi è cara e che non c'è più. E lo vedo. Questa cosa qui è il cinema. È per questo che il cinema ci riguarda, fa parte della nostra vita, in modo diverso. E questa cosa qui è la stessa cosa che dice Shakespeare. Grazie.